Dall'operazione scaturita in seguito alla denuncia di alcune madri nei confronti dei propri figli perché spacciatori di droghe, che ha portato all'arresto di 35 persone a Cosenza, il capo della Procura della Repubblica, Mario Spagnolo, conferma che nel capoluogo Abruzzo opera, dopo l'arresto dei capi storici della malavita cosentina, un tipo di criminalità liquida, nel senso che è capace di operare in qualsiasi contesto criminale ed in ogni momento. È una risposta per un lavoro importante portato avanti dai carabinieri in modo assolutamente encomiabile e dalla Procura della Repubblica, sia pure con le sue difficoltà d'organico. Noi lavoriamo su un livello diciamo basso, il momento del finale appunto dello spaccio, che proietta una situazione di disagio sociale estremo che vive questa città, che probabilmente viene sottovalutata. Non è nostro compito fare prevenzione, però abbiamo più volte detto che una migliore presenza in questa fase probabilmente potrebbe ridimensionare anche il fatto che poi viene posta la nostra attenzione. Meno repressione, più prevenzione, però chiaramente noi dobbiamo parlare dei reati che perseguiamo e la situazione non è per niente tranquilla. E quando parla di prevenzione, il capo della Procura della Repubblica di Cosenza si riferisce anche a un sistema di videosorveglianza. Sono anni che si discute a Cosenza della riattivazione di questo sistema che una volta c'era, adesso non c'è più, che per questo tipo di criminalità predatoria è assolutamente decisivo, perché se io riesco ad avere le immagini del tizio che 300 metri prima si cala il cappuccio per fare la rapina, è evidente che risolvo il problema della rapina.